Come esseri umani siamo dotati di due grandi poteri per trasformare la nostra realtà. Questi poteri sono il potere dell'intenzione e il potere del pensiero. Devono essere usati contemporaneamente, perché il potere del pensiero è la direzione, il potere dell'intenzione è la forza, il carburante, l'energia per trasformare la nostra realtà. Quindi bisogna direzionare il pensiero nella realtà che vogliamo vivere, che vogliamo andare a sperimentare, e metterci l'energia. L'energia è quella dell'intenzione. L'intenzione è qualcosa che viene dal profondo di noi stessi e va direzionato in quella direzione. L'intenzione si trasforma in azione, si trasforma in movimento, si trasforma in un pensiero completamente direzionato, focalizzato in quella direzione. Questo riesce a trasformare la nostra realtà perché diventa una potente calamita che attrae situazioni conformi alla realtà. Però dobbiamo far sì che questo pensiero sia un pensiero profondo, che vada ad agganciare quindi un'intenzione molto profonda, non soltanto superficiale, altrimenti sarebbe come soffiare con un vento sulla parte emersa di un iceberg quando si hanno correnti sotterranee contrastanti. Non raggiungeremo mai il risultato. E quindi dobbiamo entrare in stati di coscienza profondi per poter direzionare a quei livelli il nostro pensiero, a manifestare a quei livelli una forte intenzione. E questa forte intenzione ci conviene manifestarla da subito, quando andiamo a dormire la sera, quando ci svegliamo al mattino, perché naturalmente siamo in stati di coscienza profondi e lì possiamo già iniziare a smuovere, a far andare l'iceberg nella direzione in cui noi vogliamo che vada. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento anche al prossimo, seguitemi sul blog seduzionevip.com. Ciao!